Concittadine e concittadini, buongiorno. Questo videomessaggio serve a darvi le informazioni utili per il Triduo di San Giacomo, per queste giornate del 23, del 24 e del 25 luglio. L'amministrazione comunale che ho l'onore di presiedere ha deciso di fare qualcosa. Ha scelto la strada dell'attività, dell'attivismo, non del rimanere a braccia conserte avendo la scusante o il pretesto del virus e quindi dei divieti di assembramento delle persone per le note cautele sanitarie e non far nulla. Noi siamo abituati a fare e possibilmente a fare bene. Questo è quello che ha ispirato la nostra azione nel tentare di salvaguardare di queste tre giornate tutto quello che può essere salvato, che può essere salvaguardato. Il 23 è la serata della villa, migliaia di persone nel piazzale del nostro splendido giardino pubblico. Non è possibile. Non è possibile il concerto, non è possibile nessun'altra manifestazione culturale, non è possibile vedere i fuochi dal piazzale della villa. Quindi il nostro giardino pubblico il 23 pomeriggio e fino alla sera, alla notte, rimarrà chiuso. Inutile uscire di casa per tentare di trovare uno dei cancelli aperti. I cancelli saranno chiusi e sarà inibito l'accesso alla villa. Però alla mezzanotte, salviamo la tradizione, ci saranno alcuni minuti, pochi, di fuochi di artificio più rumorosi che visivi. Li sentiremo, li ascolteremo, ognuno dalle nostre abitazioni, ognuno dai luoghi della città in cui si troverà, e abbiamo salvato la tradizione e anche un po' del nostro animo grato a San Giacomo con i fuochi di artificio. E non si dirà che la sera del 23 è passata senza nemmeno un botto. Quindi sarà possibile da parte di tutti noi ascoltarli, questi fuochi d'artificio, da dove ci troveremo. E poi la sera del 24, i primi vespri, la giunta comunale parteciperà ai primi vespri presso la Basilica di San Giacomo, non ci saranno le carrozze, non ci sarà il corteo civico, non è possibile creare occasioni che inducano le persone, che inducano i cittadini ad essere presenti in piazza lungo la via Vittorio Emanuele, sullo spiazzo della Basilica di San Giacomo. Non lo possiamo fare, non ce lo impediscono le norme e non ce lo consente la prudenza che dobbiamo avere. Quindi anche questo evento sarà un evento più mediatico che reale. E poi la sera del 25 abbiamo deciso di accendere la scala, di procedere alla luminaria con un bellissimo disegno che rappresenta la dedicazione della città a San Giacomo. È un disegno del 1997 di Angelo Alessi. E chi accenderà la scala? La scala sarà accesa dalle persone che infaticabilmente hanno continuato a lavorare anche durante le settimane della quarantena, della chiusura, del momento più aggressivo del virus. Dai medici, agli infermieri, ai volontari, agli impiegati del comune che hanno continuato ad assistere i più poveri, i più bisognosi, gli ammalati, dai vigili urbani, dalle forze dell'ordine, dalla protezione civile, cioè da tutte quelle categorie che non potevano fermarsi perché la vita, anche se in maniera ridotta e ridimensionata, continuava. Quindi inutile uscire di casa o tentare di arrivare ai piedi della scala, in mezzo alla scala, in cima alla scala. L'evento sarà trasmesso da molte televisioni, dai social media, ci sarà una diretta streaming a cura degli apparati del nostro comune e ci sarà anche la presenza di Rai News 24, una televisione nazionale che trasmetterà in lungo e in largo
un servizio che sarà certamente un servizio ben fatto. Quindi abbiamo messo insieme la gratitudine, la riconoscenza a tutte quelle persone che hanno continuato a lavorare infaticabilmente, instancabilmente durante le fasi del Covid e che hanno assicurato che si continuasse una vita, se non normale, quasi normale. E poi una grande promozione della città, così come sarà l'evento del 5 di agosto con Dolce & Gabbana, il patrocinio della Regione Siciliana, un grande evento mediatico e reale al tempo stesso, di cui però parleremo con un successivo videomessaggio dei prossimi giorni. Cittadini, cittadine e cittadini di Caltagirone, il vostro contributo di cautela, di prudenza e di osservanza delle poche norme che stiamo promulgando per consentire l'accensione della scala sono l'elemento essenziale per la buona riuscita di questo evento. Trasformiamo per quest'anno, e speriamo solo per quest'anno, il grande fantasmagorico spettacolo della scala illuminata in un grande investimento social di immagine, di promozione della nostra città. Come sempre e come al solito, insieme, osservando le poche regole che ci diamo, ce la faremo. La scala del resto sarà illuminata dalle 21 alle 22, poi si spegne la scala e ognuno può tornare a passeggiare, a frequentare i locali, ovviamente sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Grazie e a presto.